Questo servizio di Arteventi News è dedicato a un amico e collaboratore di Arteventi News recentemente scomparso, il professor Renato Risaliti. Lo ricordiamo grazie a una bella iniziativa voluta dal Comune di Agliana, che ha pubblicato un libro, Il Dissidente, dove sono raccolti gli articoli scritti per la nostra rivista. Ma sentiamo il professor Lorenzo Pubblici, allievo di Risaliti, e il sindaco di Agliana, Luca Benesperi. Professor Lorenzo Pubblici, docente all'Università di Napoli l'Orientale. Professore, Risaliti ha portato avanti numerosi studi che hanno lasciato un segno importante, specialmente studiando l'Europa dell'Est. Ecco, cosa lascia in eredità il professor Risaliti? L'eredità di Renato Risaliti è veramente molto importante. È importante per una serie di ragioni. Direi innanzitutto la curiosità e l'approccio ecumenico che il professor Risaliti aveva nei confronti degli studi dell'Europa orientale, ovvero partire dalla Russia, dall'Unione Sovietica, che conosceva così bene e che amava profondamente, per poi indagare quello che all'epoca era il blocco, dell'Europa orientale, quindi blocco filosovietico, ma che poi è diventato Europa a tutti gli effetti. Ecco, questa transizione, che molto spesso è stata oggetto di atteggiamenti, indagini molto ideologizzate, era in Renato invece, scevra da questo tipo di approcci ed era storicizzata partendo dall'interno, ovvero dall'indagine di tutte le dinamiche che caratterizzavano i singoli paesi dell'Europa orientale. Quindi l'eredità più importante che lascia, credo sia senz'altro un approccio storico per quanto possibile neutrale e non ideologizzato, non influenzato da pregiudizi di tipo ideologico. D'altra parte era uno dei pochi storici che io conosca che aveva vissuto in Unione Sovietica per un periodo lunghissimo, in anni cruciali per la storia di quel paese, dal 1956 al 1961, ma aveva vissuto anche in Germania Est, lavorando a Radio Berlino. Quindi professor Risaliti non era soltanto uno studioso di quei fenomeni, ma era un uomo che in quelle comunità aveva vissuto e di quelle comunità aveva fatto parte. Uno degli ultimi lavori è stato su Miečkov. Secondo la sua esperienza, questo è stato un contributo utile per conoscere un personaggio non molto noto in Italia? Assolutamente, non solo, ma lo studio degli scritti di Miečnikov, che nell'esperienza di Renato Risaliti iniziò come studio dell'esperienza di Miečnikov in quanto garibaldino. Pochi sanno che Lev Miečnikov fu uno dei mille, e quindi un'esperienza straordinaria, anche poco conosciuta, ma soprattutto la produzione scientifica di Lev Miečnikov successiva. Renato Risaliti iniziò studiando il diario di un garibaldino, questo libro straordinario che Miečnikov scrisse come esperienza di prima mano della spedizione dei mille, e poi allargò l'indagine su questo personaggio così importante e tradusse e pubblicò gran parte dei suoi scritti. Stava lavorando proprio quando è venuto a mancare a gli scritti di Miečnikov sul Giappone. Quindi la figura di Miečnikov non soltanto come garibaldino, quindi sì, storico, un russo che partecipa a un evento così importante e fondante della nostra identità nazionale, ma anche la figura di Miečnikov in quanto studioso universale. Luca Benesperi, sindaco di Agliana. Sindaco, il Comune di Agliana ha acquisito la biblioteca personale del professor Risaliti. È una scelta per ricordare un cittadino importante per Agliana. Abbiamo deciso di ricordare il professor Renato Risaliti tramite tutta una serie di iniziative
una delle quali stasera, ma la cosa più importante appunto è l'acquisizione dell'intero archivio Risaliti, che poi diventerà il fondo Renato Risaliti nella futura Biblioteca Dagliana e che raccoglie un patrimonio di inestimabile valore tra libri, manoscritti che siamo riusciti a non smembrare ma ad acquisire nella loro interezza. Un capolavoro culturale non solo per noi ma per le future generazioni e per tutti coloro che da tutto il mondo potranno venire a consultare queste carte. È stata una scelta per il futuro degli studiosi, mettendo a disposizione il patrimonio di Risaliti, che guarda al passato e all'attualità. Certo, un amministratore secondo me deve guardare al passato ma non ancorandosi al presente, ma sempre proiettato verso il futuro, e questa è una scelta che noi abbiamo perseguito per lasciare qualcosa indipendentemente da noi e per chi verrà.